Tamponamento al semaforo, un'auto investe madre e figlia sulle strisce pedonali, a terra l'eliambulanza, trasportati in ospedale in codice rosso. La variante Delta supera l'85% dei casi nelle Marche, oltre 60 contagi in 24 ore, la fascia di età più colpita è quella tra i 14 e i 24 anni. L'epidemiologo Marco Pompili annuncia l'obiettivo è vaccinare 200.000 persone nei prossimi 3 mesi. Incendio nel camion dei rifiuti, prontezza di riflessi del conducente che sversa la spazzatura al Codma di Rosciano e salva il mezzo. Blitz delle fiamme gialle sul lungomare di Senigallia, sequestrati droga e 2.000 articoli abusivi. Più sicurezza alla Rocca Malatestiana di Fano, installate dal comune 7 nuove telecamere. Dal 3 al 18 agosto il Rastat di Fano si anima con la rassegna E Lucema alle Stelle, presentati 14 eventi fra spettacoli, musica e comicità. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con il grave incidente accaduto questa mattina in via Galilei a Senigallia, dove un'auto ferma al semaforo è stata tamponata da un'altra vettura. A causa dello scontro il primo mezzo ha investito una donna e la figlia di 9 anni mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto in pochi minuti il 118 con l'eliambulanza e i vigili del fuoco di Senigallia. La bambina è stata trasportata da Icaro all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, mentre la mamma di 47 anni al pronto soccorso di Torrette a bordo dell'ambulanza. Entrambe in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale e i pompieri di Senigallia che hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. E un'altra persona è rimasta ferita in un incidente che si è verificato oggi alle 12.30 lungo l'autostrada A14 tra Marotta e Fano. Per cause ancora in fase di accertamento, l'autista di un furgone ha tamponato il rimorchio di un auto articolato. Il conducente, a causa dell'impatto, è stato soccorso dal 118 e portato a Santa Croce di Fano. Sul posto anche i vigili del fuoco di Senigallia e la polizia autostradale. E adesso la sanità. Come avete sentito dai nostri titoli, ormai la variante Delta è quella dominante nella nostra regione. Il 40% dei nuovi contagi riguarda i giovanissimi e il 31% del totale ha ricevuto una sola dose di vaccino. A dirlo sono i numeri. La variante Delta continua ad essere, come da previsioni, prevalente in Europa, in Italia e anche nella nostra regione. Secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico delle Marche, diretto da Marco Pompili, dalle ultime sequenze emerge che ci sono 3 varianti ancora in circolazione, quella inglese, quella brasiliana e la Delta, cioè quella indiana, che rappresenta il ceppo dominante ed è presente in più dell'85% dei casi. Sì, l'incidenza è in forte crescita nell'ultimo periodo. Tenga conto che la settimana passata avevamo un'incidenza di 20 su 100.000, questa settimana dovremo chiudere attorno a 42-43 su 100.000, quindi è chiaro che l'incidenza è in una fase di espansione. Detto questo, la correlazione con i ricoveri non segue le dinamiche che magari avevamo prima. I ricoveri sono molto più bassi rispetto a prima. Anche oggi c'è un uscito in terapia intensiva, quindi questo è importante, perché rimangono comunque bassi. Sulle province abbiamo un forte incremento nella provincia di Macerata. Nell'ultima settimana ha registrato un incremento del 140% sulla settimana prima, quindi diversi cluster a livello territoriale. La provincia di Fermo, anche la provincia di Fermo, ha un'incidenza verso i 30 su 100.000, poi la provincia di Pesaro Urbino, che nell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultima settimana, ha registrato un incremento minore delle altre province. Quali sono le fasce di età più colpite? Le macro aree sono due tendenzialmente. 14-24 anni, il 40% dei casi a questa età qui, quindi nell'ultima settimana 215 casi, e 25-59 anni, il 38% nell'ultima settimana. Quindi l'80% dei casi 14-59 anni. In questa macro classe abbiamo la prevalenza dei contagi. Il direttore poi ha parlato dei vaccini che stanno producendo un effetto positivo sul quadro generale e così come è successo in Inghilterra, anche nelle Marche gli esperti si aspettano una flessione della curva epidemica. E quante persone ricoverate per Covid non avevano ricevuto il vaccino o soltanto una dose? Cioè, nei casi dell'incidenza il 31% aveva una dose tendenzialmente. Sul ricovero no. Abbiamo un caso che però aveva il vaccino Sputnik, che è in terapia intensiva nell'area di Pesaro. Con 2 dosi non abbiamo nessuno nel nostro territorio. È chiaro però che con una dose bisogna comunque mantenere tutte le precauzioni, perché è importante anche con una dose mantenere il distanziamento per essere comunque protetti. Quando si hanno le 2 dosi si ha una protezione comunque più solida, più importante.
Siete fiduciosi per il prossimo futuro? Quali sono le vostre previsioni? Sì, siamo fiduciosi. È chiaro che però in tutto agosto, in tutto settembre bisogna vaccinare ancora circa 180-200.000 persone, perché oggi abbiamo una copertura in prima somministrazione di 940.000 persone. Dobbiamo raggiungere circa 1.100.000 complessivamente per avere l'85%, e il tempo non è tanto. Quindi in questi due mesi bisogna vaccinare 180-200.000 persone. A questo punto potremmo avere una copertura come da piano dell'85%, che ci fa stare più tranquilli. E sono 67 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, con un tasso di incidenza di 39,42 su 100.000 abitanti. 29 contagi sono stati registrati in provincia di Ancona. Invece negli ospedali ci sono 16 persone ricoverate, meno 3 rispetto a ieri. E nell'ultima giornata non ci sono stati decessi collegati al virus. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Senigallia, durante i controlli del sabato sera effettuati con i cani antidroga, ha sequestrato 50 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Inoltre sono stati segnalati 4 assuntori di sostanze stupefacenti alle prefetture di Ancona, Macerata e Pesaro. Le Fiamme Gialle poi hanno eseguito delle verifiche sul lungomare a contrasto della contraffazione. Nelle ore mattutine sono stati sequestrati oltre 2.000 prodotti, tra capi di abbigliamento e articoli vari venduti senza le autorizzazioni. Dopo l'aggressione dell'8 maggio scorso ai danni di 2 ragazzi, l'amministrazione comunale di Fano ha installato 7 telecamere alla Rocca Malatestiana. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. D'ora in poi l'area della Rocca Malatestiana sarà sorvegliata 24 ore su 24 grazie alle nuove telecamere di ultima generazione collegate direttamente alle forze di polizia. Dopo i recenti fatti avvenuti proprio nei giardini antistanti La Rocca, l'amministrazione comunale di Fano è intervenuta per mettere in sicurezza la zona da eventuali atti di violenza, ma anche da atti vandalici. L'impianto in questione è stato più volte sollecitato in consiglio comunale dalla Lega Fano ed oggi l'assessore Barbara Brunori ha provveduto, insieme ai tecnici, ad installare gli occhi digitali. Costo complessivo dell'intervento 34.000 euro. Siamo intervenuti in questo luogo con nuovi impianti di illuminazione e anche delle telecamere proprio per dare una risposta ai fatti precedentemente accaduti imperdonabili. Fatti che hanno toccato persone e cose e che inevitabilmente in questi anni vorremmo evitare proprio con un progetto di videosorveglianza che abbiamo attuato in città con l'installazione di ben 84 occhi elettronici diffusi in città anche ai varchi, proprio perché le telecamere hanno una funzione di indagine molto importante sulla città per recuperare chi è, diciamo, il responsabile dell'atto, responsabile che inevitabilmente quando fa cose non appropriate deve pagare. Quello che ci tenevo ad evidenziare è che in questo caso c'è un'installazione importante, perché parliamo di 7 telecamere e 4 punti luce rivolti sia verso il parcheggio che l'area verde, che metteranno in sicurezza tutto lo spazio. Inoltre verranno installate anche altre camere nei luoghi riqualificati di Fano, tra cui il sottopasso di Viale Cairoli, entro la fine dell'anno. Poi continuità in quello che sarà l'installazione della darsena che dovremo inaugurare per agosto, la futura piazza Marcolini che verrà riqualificata, ecco, e tanti altri, tutti quegli spazi che andremo da qui a fine mandato a riqualificare, proprio perché la telecamera oggi è molto importante. In conclusione, l'assessore Brunori ha richiesto ad ASET di proporre una ricognizione delle aree ecologiche e avanzare delle proposte sempre sul tema dei controlli e della videosorveglianza. Fiamme all'interno di un autocompattatore di ASET SPA che trasportava rifiuti metallici caricati in un'isola ecologica nel quartiere di Fano 2. È successo questa mattina intorno alle 9 a Rosciano di Fano, dove il conducente ha prima sentito un botto provocato probabilmente da una bomboletta e poi si è accorto dell'incendio attraverso le telecamere interne. Con prontezza di riflessi l'autista è arrivato fino all'area del CODMA, dove ha sversato tutto il carico di immondizia e ha allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati tempestivamente perché stavano rientrando da un altro intervento. Dopo aver spento il rogo è stato chiamato un altro mezzo con il ragno meccanico per rimuovere la spazzatura.
Sono almeno 31 le esperienze da intraprendere, i luoghi da visitare, le cucine da assaporare a Marotta e Mondolfo. Tutte iniziative illustrate nella nuova guida turistica presentata dal Comune a bordo di un trenino. Servizio di Angelica Panzieri. Don't wait for la nuova guida turistica con 31 esperienze da fare a Marotta e Mondolfo, nuove tappe da intraprendere, luoghi da visitare, cucine da assaporare all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia e della Riviera, riconosciuta bandiera blu anche per questo 2021. La mini guida è stata presentata dal Comune a bordo del trenino dei ricordi, vera novità di questa stagione estiva, il quale gratuitamente accompagnerà i visitatori alla scoperta del territorio. Le 31 tappe indicate nella guida sono tutte occasioni di soggiorni prolungati e vacanze brevi per turismi adatti ad ogni età ed ogni stagione dell'anno. Tra queste c'è anche la possibilità di percorrere il lungomare dei Mosaici, ma anche quella di passare in bicicletta nell'aeropista della Seconda Guerra Mondiale, il windsurf, la barca a vela, le passeggiate notturne tra le vie del borgo. E ancora la possibilità di ammirare il cinquecentesco bastione di Sant'Anna a Mondolfo, unita a quella di poter gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, patria degli spaghetti al sugo di tonno e alici e dei tagliolini alla fava. Rilanciamo il territorio con questa guida, nuova guida turistica, e una guida fatta di esperienze, quindi diversa rispetto a quelle che si trovano in altre località turistiche. E tante esperienze sia a Mondolfo che Marotta. Se siamo arrivati a questa guida è frutto del lavoro di squadra di tanti nostri concittadini e ne siamo orgogliosi. E diverse esperienze non le hanno fatte neanche alcuni nostri concittadini e quindi sarà una sorpresa anche per tanti nostri cittadini per conoscere il nostro territorio in modo diverso, dal borgo antico fino al mare. 31 esperienze completamente differenti tra loro, esperienze che si possono fare tutto l'anno, perché poi questa è una guida che non ha assolutamente stagione, è valida sia d'estate che d'inverno. Come dicevo, esperienze completamente diverse, un territorio delle due vacanze in una. Quest'anno di nuovo sicuramente, oltre a questa guida anche interattiva, la novità sicuramente a cui anche io tengo di più è quella del trenino. A Marotta dopo circa 50 anni torna a girare il trenino dei ricordi. È stato fatto proprio un percorso ad hoc proprio per riportare questo trenino e far rivivere ai nostri cittadini, ma anche e soprattutto ai turisti, questa esperienza in maniera un pochino diversa rispetto, come ho detto, a quello che si trova di solito in giro. È una guida di nuova generazione, diciamo una guida 4.0, legata più che altro all'aspetto social, collegata attraverso dei QR code, attraverso delle immagini ai nostri social. Sfogliando questa guida e pagina per pagina portare a sé tutte le esperienze, le 31 esperienze all'interno della guida, si dà la possibilità ai turisti, ma anche ai locali, di poter apprezzare tutte le bellezze e tutte le peculiarità del nostro territorio. Informare, formare e prevenire, questi gli obiettivi di Ber Responsabile, progetto pensato dal Comune di Pesaro per promuovere un'attività di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali a causa di alcol e droga. Un lavoro, spiega l'assessore Riccardo Pozzi, che ha permesso all'amministrazione di aggiudicarsi un bando ministeriale di 287.000 euro. Verrà coinvolta la cittadinanza, in particolare i giovani dai 14 ai 26 anni, affinché possano avere stili di vita sani e responsabili, ma anche più consapevolezza sul tema. Inoltre, come ha spiegato la comandante della Polizia Locale, saranno programmati 30 servizi nell'arco di 12 mesi in cui, insieme a Croce Rossa e Polizia Stradale, verranno fatti dei controlli specifici nelle ore notturne. Il piano è attuato dall'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Dai concerti alle commedie questa mattina sono stati presentati 14 eventi che dal 3 al 18 agosto si svolgeranno nell'anfiteatro Rastatt a Sassonia di Fano.
Esibizioni, concerti e tante iniziative in tutta sicurezza. Torna a brillare l'anfiteatro Rastatt sul lungomare di Sassonia con E luce alle stelle, la rassegna artistica che si inserisce nelle manifestazioni dal vivo promosse dal Comune di Fano. Grazie alla sinergia con la Proloco, la Fondazione Teatro della Fortuna, l'Orchestra Sinfonica Rossini e con il sostegno della BCC viene proposto un programma ricco e variegato in cui i protagonisti saranno le realtà e gli artisti del territorio. Questo fantastico progetto è nato l'anno scorso, dove noi come amministrazione mettiamo a disposizione un bellissimo spazio della città proprio in riva al mare, un'arena vera e propria dove si può fare spettacolo, la mettiamo a disposizione di tutte le realtà locali che vogliono esibirsi. Ci sarà un programma molto ricco, quindi dal 3 al 18 di agosto con l'Orchestra Sinfonica Rossini, in collaborazione col teatro, con un bellissimo festival, insomma con serate di moda, serate teatrali. Così si completa il progetto Fano en plein air, perché con musica mare a Ponte Sasso, con le attività in centro storico del mercoledì degli artisti, anche del giovedì dei bambini, con le attività Torretti, anche con l'attività Sassonia, con gli spazi presi all'aperto dalle attività economiche, si completa un progetto che vede la nostra città viva ma in totale sicurezza. Gli eventi si svolgeranno dal 3 al 18 agosto. Si inizia con due serate all'insegna della danza e si prosegue con il teatro, la poesia, la moda, una commedia dialettale del GAF e i concerti dell'orchestra, per poi passare al Festival della Fortuna, ai comici del San Costanzo Show e alla notte medievale a cura della Pandolfaccia, che chiuderà la rassegna. La gestione dell'area, della sicurezza e delle prenotazioni è in capo alla Proloco. I posti a sedere sono poco più di 500 e i biglietti, che vanno da 2,50 euro a 12 euro in base agli spettacoli, tranne qualche iniziativa che è ad ingresso gratuito, sono già disponibili su liveticket.it. Invece il programma completo può essere consultato sul sito visitfano.info. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, che fu un grande successo, ci siamo riproposti. Naturalmente in questo caso, come sempre, noi diamo una mano alla città, io dico alla città, all'amministrazione, perciò tanti, dopo sto Covid, per la ripresa, tanti eventi e noi ci siamo in quasi tutti gli eventi. E i biglietti possono essere acquistati anche sul posto? Sì, i biglietti possono essere acquistati una sera anche per le altre sere, perché la biglietteria sarà sempre lì funzionale dalle 19 alle 23. Tutte le serate, volendo, i biglietti si possono comprare anche a Tre Ponti, alla nostra sede della Proloco, perciò il mattino c'è sempre la ragazza disponibile, perciò acquistate, acquistate, acquistate. E proseguono a gonfie vele i centri estivi firmati CSI Fano, che stanno animando l'estate di centinaia di bambini. Ne sa di più Letizia Marchionni. Un'estate con numeri importanti, quella per i centri estivi organizzati dal CSI di Fano, grazie agli animatori che stanno facendo divertire oltre 500 bambini in 8 strutture tra Bellocchi, San Lazzaro, Zona Trave e Sant'Orso. E facciamo attività prevalentemente sportiva, però senza tralasciare laboratori o altri tipi di attività. Il ringraziamento, ha spiegato Pietro Giorgi, responsabile dei centri estivi per il CSI, va a tutti i ragazzi e gli animatori che hanno avuto una buona formazione e che lavorano dietro le quinte per animare l'estate dei più piccoli. Siamo partiti con un corso riconosciuto dal CONI per educatori sportivi, in cui hanno aderito 150 ragazzi e abbiamo selezionato appunto questi corsisti per lavorare con noi nei nostri centri. E continuano ad arrivare tante foto alla nostra redazione di ortaggi giganti. Questa sera vi mostriamo un pomodoro scatolone di 1149 grammi, come testimonia una delle fotografie che ritrae l'ortaggio sopra la bilancia, che è stato raccolto nell'orto privato di Marco Di Sante a Bellocchi di Fano. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato ai centri estivi del CSI. Il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni invece è sempre lo stesso, 338-4968-250. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.
Thank you.